Allora, ragazzi, stendiamo un velo pietoso sulla nazionale, perché davvero questa nazionale non ti dà l'entusiasmo di. Io giuro, io ieri mattina avevo proprio dimenticato che ci fosse la partita della nazionale. A Studio Sport ho sentito c'era la partita che di sera alle 9 c'era la partita della nazionale, altrimenti zero, proprio zero, io avevo dimenticato. Sin da bambino, quando c'erano mondiali o europei, già dal giorno prima dicevo: Mamma, domani gioca l'Italia. Questa nazionale è proprio zero, non mi dà niente, non mi dà stimoli, non mi dà zero, proprio zero. Scamacca di Lorenzo, signori, ma dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? Abbiamo giocato con l'Albania, ci siamo fatti film mentali che siamo forti. Appena arrivato alla Spagna, ci ha fatto un mazzo così e ci è andata bene, ci è andata bene. Ci è andata benissimo, di lusso, ci è andata di lusso, perché siamo l'Italia e abbiamo fortuna. C'è sempre quel pizzico di fortuna che ci accompagna anche nelle sconfitte, che altrimenti ieri partita da 4-0 secca e tutti a casa. Basta, basta, ho sprecato già un minuto. Parliamo della cosa bella di questo europeo, davvero una cosa bellissima. Avete visto il gol di Hjulmand ieri? No, questo lo dico ai milanisti. L'anno scorso, di questo periodo, diciamo fine giugno, inizio luglio, si vociferava di Hjulmand seguito dal Milan. Ora, io non so se poi fosse vera questa cosa, no? Che il Milan seguiva Hjulmand. Però sapete, il Milan con gli algoritmi segue sempre questo tipo di giocatori che magari ancora non hanno una quotazione altissima e quindi ci poteva stare. Feci un video, ma perché feci il video? Feci un video perché sentivo i milanisti, vedevo anche i milanisti su YouTube che dicevano: Ma noi non possiamo abbassarci a Hjulmand, siamo il Milan. Siamo... E io feci un video, dissi: Guardate ragazzi, che Hjulmand, voi non solo diventerebbe il leader di questo Milan, ma in poco, in qualche mese. Ma voi lo avreste così tanto che io vi rinfaccerei tutte le volte. Mi feci lo screenshot dei commenti, così poi ogni volta dovevo fare un video con i nomi dei commentatori, perché sono tutti grandi, grandi esperti di calcio. Hjulmand sarebbe stato il pezzo pregiato di questo Milan. E va bene. No, per farvi capire quanto ne capiscono, no? Perché ma se viene da Lecce non può essere un grande giocatore. No, bello mio, Hjulmand quest'anno sarebbe già il capitano del Milan. I giocatori stessi gli avrebbero dato la fascia di capitano. Un giocatore fortissimo tecnicamente, un giocatore fortissimo a sradicare il pallone dai piedi degli avversari, un giocatore fortissimo ad impostare il gioco. Ma di cosa state parlando? Di cosa state parlando? Tenetevi Musa e giocate con Musa. Allora ragazzi, dopo questo sfogo, parliamo un attimo di questa situazione che sta diventando davvero. Io rido, ma rido per non piangere perché se davvero fossero vere tutte le notizie, no, che escono, l'anno prossimo ci ritroveremmo davvero con una squadra rifatta da capo a piedi, no? Cominciare dal portiere, seguito da tante squadre, a finire con questi giocatori che. La notizia è uscita ieri e il Bologna su Pongracic. Io lo sapete come la penso. Pongracic per me, che vederlo giocare a Lecce è tanta roba, è un lusso. Per me, leccese, vedere Pongracic con la maglia giallorossa è un lusso perché Pongracic è forte, è comunque di un livello superiore. E ragazzi, se dovesse andare a giocarsi la Champions League, che cosa gli possiamo dire a Pongracic? Cosa? Lui è venuto a Lecce, si è abbassato lo stipendio proprio come un giocatore normale, e cioè, lui prende poco di più di Baschilotto. E certo, Baschilotto per me è fortissimo, però stiamo parlando di Pongracic. Pongracic può ambire tranquillamente ad altre realtà, no? E per quanto io, per me il Lecce
la squadra più forte del mondo, più forte del Real Madrid, però poi bisogna anche pensare lucidamente e dire Pongracic merita la Champions League, merita di giocare in palcoscenici più importanti. E quindi, diciamo, prima di tutto non mi meraviglierei se davvero l'anno prossimo vedessi le partite di Champions e in queste partite ci fosse Pongracic, ma non mi meraviglierei neanche di vederlo l'anno prossimo con un'altra maglia, quindi quella del Bologna. Se il Bologna prendesse Pongracic farebbe un affare, però ovviamente Pongracic ha un valore importante e Pongracic anche va pagato. Ricordatevi che a gennaio, così dice Corvino, ha rifiutato 15 milioni dal Milan. E mi dispiacerebbe davvero perché, ragazzi, un Titi l'anno scorso, Pongracic quest'anno, cioè l'anno prossimo mi aspetterei un colpo del genere in difesa e sapete che a Baschilotto mettigli accanto uno come un Titi. O come Pongracic, lui ti alza il livello delle prestazioni proprio perché accanto c'ha uno di livello superiore. Vabbè, no, sono davvero un notizie shock. Poi, Baroni, sapete, no? Baroni ha fatto una richiesta mirata proprio all'Otito. E ha chiesto all'Otito un attaccante e questo attaccante l'ha individuato in Christovic. Altra cosa, no? E a quanto sembra ieri è arrivata un'offerta per Christovic da parte della Lazio, offerta di 10 milioni. Io, se, come al solito, vi ripeto, sapete come la penso su queste quotazioni. Cioè, perdere per 10 milioni Christovic, per carità, se dovessi ragionare da aziendalista, no? Direi, vabbè, però ci guadagniamo 7 milioni, 7 milioni e mezzo. Sì, vabbè, però perdiamo un giocatore che ha avuto un anno per ambientarsi, per capire cosa significa Serie A, per capire cosa significa giocare contro i difensori in Italia e ha capito che in Italia il calcio è molto tattico, no? Magari c'è molto meno tecnica che in Spagna, per esempio, che in cioè non in Spagna, perché poi la Spagna c'ha anche delle squadre, però diciamo è un campionato, uno dei campionati europei più tattico dove si cerca più di imbrigliare l'avversario si preferisce più imbrigliare l'avversario che cercare di avere una manovra di qualità. Ed è difficile, fare gol in Italia è difficile, soprattutto per un attaccante al primo anno. E Pongracic ha fatto esperienza, ha fatto i 6-7 gol, però ricordatevi sempre che a Pongracic mancano 3 gol che sono stati dati agli avversari come autogol, quindi quelli sono gol suoi. E comunque è uno che lotta, suda la maglia, è uno che anche quando il Lecce perde tu a lui non gli puoi dire niente, perché è uno che fa spallate, è uno che cerca di riconquistare il pallone, è uno che butta il sangue, no? Come si dice, butta il sangue, e lo fa. Christovic butta il sangue, con tutto che poi durante l'anno ha sbagliato, oltre ai gol che ha fatto, ne ha sbagliati tanti altri facili. Ma ragazzi, a me dispiace se tutto in un'estate perdiamo Pongracic e Christovic. Ricominciamo da capo. L'ultima cosa e chiudo. Un articolo ieri su Pianeta Lecce, se non sbaglio, su Calcio Lecce, e come è aumentato il valore di Gallo. Cioè, ora Gallo, uno che ha sfiorato la nazionale e gli europei, uno che quest'anno abbiamo visto di che pasta è fatta. E Gallo, grazie alle grandi prestazioni di quest'anno, è arrivato ad una, questo lo dice Transfermarkt, è arrivato ad una quotazione di 4 milioni e mezzo. Andate a lavorare!